Presentati i candidati della lista della Lega Fano, che fa parte della coalizione di centrodestra che appoggia la candidata Lucia Tarsi a sindaco. Una lista che incarna lo spirito di rinnovamento e di giovani forze fortemente richiesto dal nuovo corso della Lega e che apre anche una componente rosa importante, sfatando anche i più consolidati luoghi comuni. Una lista all'insegna anche della competenza e della determinazione, con l'obiettivo di rappresentare anche nella città di Fano le istanze del partito, con un'azione politica, dicono i vertici provinciali del partito, presenti nella sede della coalizione, che sarà guidata dall'idea che prima vengono gli interessi dei cittadini fanesi e che anche a Fano si possa fare la rivoluzione del buonsenso. Questa è la nuova Lega che avanza, è la nuova Lega che sta facendo dei bei discorsi sul territorio. Si presenta con una lista compatta e coesa, in una lega definita cielodurista, la più vecchia militante che sarà in lista sarà la Lucia Pollini, più di 20 anni di militanza, e ci sarà una giovane, appena 18 anni, che rappresenterà le donne, il nuovo corso, che si chiama Mara Lavino. In tutto questo c'è il mondo lega, mondo fatto di territorio, di conoscenza, di diffusione e di competenze, e questo è il nuovo cambiamento, è la nuova verità, nuova storia della Lega. Una coalizione di centrodestra che assorbe bene, almeno nella forma, i fortunali che la stanno colpendo, con un capitano che tiene ben salda la barra del timone a dritta e che punta la sua bussola al palazzo della residenza municipale. Io sono molto contenta ovviamente di essere qui, di essere al loro fianco e che loro siano al mio fianco. I ragazzi di questa lista riescono davvero a essere estremamente comunicativi e riescono anche ad essere molto amicali e grandi sostenitori. Confido molto nei giovani, io so che i giovani hanno una ricchezza interiore e anche una ricchezza di capacità e di competenze che servono a tutti noi. In questo gruppo, in questa lista, ci sono molte personalità variegate in termini di competenze, in termini anche di spendibilità futura.